è offerto da... Amiche del Cucito, attenzione! Solo da Mauro offerte esplosive! Sconti fino al 40% su tutte le ricamatrici! Avete sentito bene? Fino al 40% di sconto su tutte le ricamatrici! Centro Cucito Mauri, da 40 anni al vostro servizio! Il campo del Centro Polisportivo Monbarone di Acqui Terme ha ospitato le gare del quadrangolare di rugby Memorial Guido Herodio, organizzato dalla società termale. Una manifestazione giunta alla sua seconda edizione, ma che già al debutto l'anno scorso fece registrare un ottimo successo di partecipazione pubblico al torneo. Oltre ai ragazzi della Rugby Club Acqui Terme, compagine che quest'anno ha disputato il campionato di Serie C, hanno partecipato altre due squadre di categoria, il Borgo Manero Rugby San Marco e l'Isana Rugby di Verolengo, oltre agli irlandesi del Killarney, antica società dalla lunga tradizione della provincia del Munster, fresca vincitrice della seconda divisione che in passato ha fornito molti atleti alla nazionale dell'Irlanda. E alla fine l'hanno spuntata proprio gli ospiti, che per una sola meta hanno battuto nella gara preliminare l'Acqui dopo 30 minuti intensi di gioco, tanto in campo quanto sugli spalti, festanti e gremiti per l'occasione, con una nutrita presenza di giovani e studenti delle scuole locali. Merito della società termale, fondata nel 1947 e completamente rinnovata 3 anni fa, merito anche del rugby, disciplina che sempre di più sta avvicinando a sé nuovi praticanti. In finale gli irlandesi hanno poi piegato il Borgo Manero, con l'Acqui terzo davanti all'Isana. Una grande festa ed il tradizionale terzo tempo hanno poi concluso una manifestazione organizzata anche con il fondamentale apporto della famiglia dell'indimenticato dirigente Guido Herodio, cui è dedicato il torneo. Soddisfazione tra i dirigenti del sodalizio di casa, che quest'anno appunto disputato il campionato di C nel girone ligure piemontese, ma che è da tempo attivo anche nella promozione del rugby tra i ragazzi.